no, il martedì e non venerdì. Di nuovo insieme per orare alcuni concetti che secondo voi sono caduti nel nulla, nel dimenticatoio. Sì, come dici tu giustamente, siamo di nuovo qua, i sindaci ormai quattro famosi di Fossobrune, Colle al Metauro, Montefelcino e Sant'Ippolito, per rivendicare le nostre richieste, le nostre esigenze per l'ospedale di Fossobrune in particolare. Questa è la terza praticamente seduta che facciamo, altre due richieste le abbiamo inoltrate nei mesi scorsi, ad una danno risposta, ad un'altra no, e quindi ci aspettiamo risposte, quelle che non abbiamo ancora avuto. Questo per quel che riguarda alcune peculiarità del nostro ospedale, quindi richieste proprio specifiche che riguardano posti letto da attrezzare al punto di assistenza territoriale o ACAP, che dir si voglia, altre più generiche che sono invece riguardanti l'intero discorso sanitario provinciale. E su questo non possiamo che ribadire la nostra contrarietà e preoccupazione per quello che sta succedendo, visto che il piano sanitario che stanno attuando, che sappiamo tutti scaduto dal 2014, sta portando effetti negativi su tutto il tessuto provinciale sanitario, quindi ha di fatto già chiuso gli ospedali di Fossobrune, Cagliari e Sasso Corvaro, mettendo in grossissime difficoltà, come era prevedibile, gli ospedali di Fano, Pesaro e Urbino in particolare, che sta collassando, e quindi siamo di qua di nuovo per farci sentire. La presenza dei suoi colleghi qui testimonia che tutta la vallata, tutto questo territorio necessita di un punto di riferimento, come potrebbe essere appunto l'ospedale di Fossobrune. Sì, assolutamente, questo è un concetto che noi ribadiamo da tempo, nel senso che è impensabile spogliare l'intera vallata di un presidio ospedaliero nel vero senso della parola. Oggi ci troviamo con quello che è rimasto di Fossobrune, che è poco più che un cronicario, per cui non può più rispondere alle esigenze di sanità dei cittadini, specialmente per quel che riguarda il punto di emergenza-urgenza e un minimo di cure di lungodegenza, acuti e post-acuti, che sono stati totalmente tolti dalla nostra struttura. Questo, ripeto, sta creando difficoltà non solo alla popolazione, ma anche agli ospedali rimasti, che si trovano ovviamente oberati. Il prossimo passo quale sarà? Dunque, noi stiamo aspettando una nuova conferenza di area vasta, come ci era stato promesso dal Presidente alla metà di ottobre, se non ricordo male. Sembrava imminente una nuova seduta, cosa che invece ancora non è accaduta. Posso anticiparvi che insieme agli altri sindaci del patto di Piaggio, qui ricordo che ad esempio il sindaco Aguzzi, noi eletto, non faceva parte di quello schieramento, ma moralmente con noi, però sentendo, non so, i vari baldelli eccetera, pensiamo di riproporci in grande stile, perché siamo dell'idea che questa sia l'unica soluzione praticabile. Cosa tra l'altro condivisa proprio nell'ultima occasione della conferenza di Revasta, anche da rappresentanti delle sigle sindacali, associazioni, diciamo che la cosa va avanti.